si doveva fare di più, non si poteva, era obbligatorio fare di più. E sono deluso da chi gioca meno e sono deluso da chi gioca di più quando è andato dentro, perché non ho visto l'entusiasmo che doveva avere i giocatori che fanno meno un campionato e non ho visto delle certezze in quelli che giocano di più un campionato. E invece si dovevano unire i due aspetti. Abbiamo fatto una partita scarica, deludente, e questo non è da grande squadra, non è una mentalità da grande squadra. Quando si va in campo in Europa si rappresenta una maglia che magari non ha vinto molto, ma è una maglia storica, e bisogna andarci a un altro tipo di atteggiamento e di mentalità. Quindi è una partita deludente, sia per quelli che giocano meno, sia per quelli che giocano di più. Io penso che se facciamo una partita di questo tipo abbiamo problemi enormi anche in Italia, no? È il tipo di partite e di atteggiamento che abbiamo avuto. Poi abbiamo trovato una buona squadra, è chiaro che contro una buona squadra la paghi in maniera anche più evidente se sbagli partita, se sbagli tipo di atteggiamento. Però penso che con l'atteggiamento di oggi, l'atteggiamento di una squadra che va in campo per lavoro e non per divertirsi e per divertire con grandi motivazioni, i problemi vengono fuori anche in Italia, non solo in Europa. Mi aspetto una risposta feroce domenica e mi aspetto una partita all'Ipsia di grande cuore e di grande determinazione, anche se sarà difficile arrivare a un risultato che ci possa garantire la qualificazione, ma un riscatto morale è obbligatorio. Questo è un passaggio che questa squadra quest'anno non ha fatto. Questa squadra quest'anno si è focalizzata solo su una cosa e ha considerato accessorio tutto il resto, se non quasi noioso. Quindi probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa tutti, nei messaggi abbiamo passato tutti, società, allenatore e tutto il resto. E un salto di mentalità è obbligatorio. Il primo obiettivo era quello di diventare competitivi in Italia. Abbiamo ridotto mano a mano, con tanto lavoro, questo gap che era impressionante. Però poi se un gruppo smette di crescere comincia a declinare. E quindi si deve dare immediatamente dei nuovi obiettivi. E il nuovo obiettivo si deve porre a questo gruppo ed è di diventare competitivo anche a livello europeo. È lo stesso, una sfida che devono accettare i giocatori, perché se non l'accettano questo gruppo ha iniziato il declino. Il salto di mentalità va fatto. Le grandi squadre sono quelle che caricano una partita, scaricano e la ricaricano in 48 ore. E noi quest'anno non ci siamo mai riusciti. Se di fronte a una partita di questo tipo si sta a pensare al fatto che non si è preso un giocatore, un salto di mentalità non si farà mai. Bene, grazie. Io penso che bisogna pensare a fare meglio con quelli che abbiamo, e meglio di io sì, secondo me è obbligatorio farlo.